Non c'è male, non ci ricordiamo, però era vero, eravamo il regno delle due Sicilie, secondo me non c'è male. Garibaldi pensò bene di partire dal nord con 1000 nordici e venire a unificare l'Italia del nord con l'Italia del sud. Dopo l'unificazione di Garibaldi, non sa che problema che ancora teniamo, no? Oh, allora era meglio prima. Comunque, volevo dire a tutte le donne, se è vero questo fatto, che per noi donne un uomo del nord è un biondo, prima di tutto è un biondo, con gli occhi azzurri, fine, raffinato, no? Come a questi grezzi che stanno sul palco con noi. Con i capelli lunghi, biondi. Oh, chic, no? Come sì, però quelli del nord, ragazzi, quando arrivarono al sud per unificarci, no? Andarono a casa di queste donne, i mariti facevano i briganti, le donne a casa li invitarono a mangiare e bere come si fa da noi. Dopo mangiato e bevuto, un uomo del nord con una donna del sud, che fa? L'unificazione? Però ragazzi, che voi siete ancora giovani, l'unificazione non la conoscete. L'unificazione, questi biondi del nord, devo dire una cosa, devo spezzare una lancia per i maschi del sud. Dopo una sola unificazione, quelli del nord... Come ce lo spieghiamo a quelli del nord che noi siamo abituati a quelli del sud? Vedete questo cristiano? Oh, che a Pasqua e Natale anche 10 unificazioni! Un applauso alle unificazioni! Oh. Ma buona canzone allora è dedicata agli unificatori del nord e del sud. Guarda, guarda pure pure. Bene, problema di tutto. È bellissimo, eh! C'è il riverbero. Yeah.
Lorella e Cristina, per favore, un applauso solo per loro due. Lorella, Lorella, la bruna, e Cristina, la bionda. Abbiamo anche noi le veline!